Perché il narcisista ti frustra sessualmente? Le classiche questioni, le classiche domande. Allora, il classico enigma. Perché i narcisisti hanno questa caratteristica di frustrare sessualmente le persone con le quali interagiscono. Intanto, prima di tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tormasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo di abbonarti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica di iscriverti al canale, intanto che è gratuito, mettere un like al video, condividerlo con i tuoi amici, ovviamente se il video ti piace, poi se vuoi fare una donazione, se vuoi abbonarti al canale, ovviamente è tutto ben gradito. E allora veniamo al tema, perché il narcisista ti frustra sessualmente? I classici enigmi del narcisista. Allora, devi tenere presente una cosa fondamentale, che per il narcisista la sessualità è uno strumento di controllo, quindi il narcisista, sia che sia uomo sia che sia donna, sfrutta la sessualità, sfrutta il coinvolgimento sessuale e poi però ti vuole penalizzare, no? Allora una delle modalità è farti sentire un incapace sessuale, farti sentire cioè offendere quella che è la tua dignità, non soltanto di donna, perché puoi offendere anche la tua dignità di donna, ma proprio di donna o di uomo, ovviamente, perché noi come esseri umani ci identifichiamo come uomini, donne, ma anche come maschi e femmine. Mentre l'uomo-donna, diciamo, è la figura sociale, quella che agisce in società, insomma, nel lavoro, nella vita sociale, i successi nel denaro, nella professione, ma anche nelle relazioni di amicizia, nelle relazioni sentimentali affettive per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti comunicativi, eccetera. Poi c'è l'aspetto più viscerale, c'è l'aspetto più istintivo, c'è l'identità più istintiva che è quella di maschio e femmina, quindi che riguarda prevalentemente il potere sessuale, diciamo, della persona, l'identificazione sessuale della persona, maschio o femmina. Ecco che il narcisista cerca di minare attraverso la sessualità proprio questa tua identità, no? Vuol farti sentire una merda, non soltanto come uomo, come donna, ma anche in modo più profondo, più istintivo, come maschio o come femmina. E quindi il modo migliore è quello di frustrarti sessualmente, cioè instillare dentro di te, anche attraverso il gaslighting, cioè poi è attraverso la manipolazione, il gaslighting, l'idea che tu sessualmente vali poco, che tu fai schifo sessualmente, che lui, in questo caso, faccio l'esempio di un maschio, ma mutatis mutandis vale anche per una donna, anzi, probabilmente paradossalmente per una donna narcisista potrebbe anche essere più facile ancora, anche se insomma poi alla fine non è tanto la realtà quanto il fatto che noi crediamo e ci affidiamo a questa persona che è il narcisista, quindi l'affidarsi a questa persona, il credere, fa sì che noi possiamo pensare che le cose possano andare in un certo modo piuttosto che in un altro modo, no? Quindi il narcisista utilizza un po' tutte queste strategie, utilizza un po' tutte queste caratteristiche per farti sentire un frustrato da un punto di vista sessuale, per farti sentire un frustrato da un punto di vista, come possiamo dire, sessuale, quindi scadente. E come lo fa? Beh, lo fa, diciamo, anche insultandoti in alcuni casi, dice guarda come vai vestita, o sei, guarda che tu non sai, e poi lo fa tradendoti con altre persone, facendoti vivere anche il senso di colpa, guarda io non andrei con altre, ma certo che tu sei proprio una che non vale niente, non fa questo, non fa quello. Cerca di farti fare delle cose che tu non faresti mai, ad esempio, che ne so, fare un qualcosa a tre per dire, no? Qualcosa non è adesso importante cosa, ma quello che tu non faresti mai,
vuole spingerlo a fare, perché se tu andando contro il tuo valore, andando contro quello che tu vuoi fare, accettassi, diciamo, una cosa di questo genere, ecco che ti coinvolgeresti ancora di più, no? Perché vale il principio che più siamo disposti a fare per una persona, più siamo disposti a dare a una persona di cose che normalmente non faremmo, di cose che normalmente non daremmo. Ci coinvolgiamo proprio perché la nostra parte cognitiva, per la nostra parte cognitiva 2 più 2 deve far sempre 4. Quindi, se io do energia a una persona, do forza a una persona, faccio delle cose che mi costano fare perché vanno un po' contro la mia dignità, vanno un po' contro il mio modo di essere, è evidente che tutto questo farà sì che io entro in uno stato di dipendenza, di coinvolgimento sempre più forte, sempre più profondo, sempre più manifesto nei confronti di questa persona. Quindi quello che devi fare è quando un narcisista inizia a frustrarti sessualmente attraverso questo gaslighting, è semplicemente mandarlo a fanculo, cioè dirgli, ricalcare, sì, hai ragione, è vero. Probabilmente sono così, ma fortunatamente ci sono persone che invece a cui piaccio tantissimo, per cui, caro amico, vattene a fanculo per la tua strada, che io me ne vado per la mia, perché sono comunque apprezzata, la mia sensibilità è apprezzata, tu vai a fare le cose con chi cazzo vuoi, non mi interessi più, sei una persona inutile che non mi interessa più. Ecco, quindi devi ri recuperare la tua forza. Devi recuperare le tue energie e togliertelo dai marroni in questo modo. Soltanto in questo modo tu riuscirai a recuperare quella forza, quell'energia che ti consentirà di essere nuovamente vitale, di essere nuovamente vincente da un certo punto di vista, da superare ampiamente quelli che possono essere i blocchi, quelli che possono essere le questioni che in altri casi ti danneggeranno, ti rovineranno, ti faranno stare male. Ecco, questo è un punto fondamentale che io ci tengo a dire che tu dovresti veramente portare avanti, altrimenti ne pagherai necessariamente le conseguenze, altrimenti sarai veramente, come dire, diventerai veramente sempre più succube e la sessualità, anziché diventare un piacere, per te diventerà fonte di estrema sofferenza. Ecco, quindi evita assolutamente che si possano innescare questi meccanismi e togliere dei maroni persone così. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi anche su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube. E se ti fa piacere, fai una donazione al canale.